Il permesso è un film di colpi di fulmine, a quanto mi sembra di capire. Colpo di fulmine tuo per la sceneggiatura e colpo di fulmine anche del personaggio di Luca. Tu hai pensato immediatamente a lui quando hai letto questo personaggio. Ci puoi parlare di queste due prime impressioni così coinvolgenti? Guarda, l'impressione sulla sceneggiatura è lo stesso metodo che uso da attore, nel senso che leggo e l'emozione deve essere immediata. Se è immediata, poi non ci penso più, lo faccio e basta. È proprio una cosa epidermica. Cosa ti ha convinto? Mi ha convinto la storia, mi ha convinto la struttura della sceneggiatura, che poi avrebbe reso questo film molto ritmico, queste quattro storie che si intrecciano, e mi sono innamorato dei personaggi, oltre del genere che rispecchiava perfettamente quello che io amo da attore e anche da spettatore. Quindi ho capito subito che era roba mia, che conoscevo, che sapevo, che pensavo di saper raccontare. E poi c'era questo personaggio, che ora si chiama Donato, ma non si chiamava Donato, e che mentre lo leggevo nella prima stesura ho immaginato immediatamente Luca in quel personaggio, ma perché ne conosco bene i pregi da attore, oltre che di uomo, e cioè un grandissimo rigore, una grandissima professionalità, oltre a, ma è superfluo dire, la bravura, la sapienza d'attore, ma veramente qui avevo bisogno di una persona che desse anima e corpo con una grandissima abnegazione, perché c'era da fare un lavoro fisico che non è secondario, è molto importante, perché a metà non mi sarebbe bastato, non mi bastava dimagrire, non bastava che fosse bello in forma, quel corpo doveva trasmettere dolore e fatica, e lui ha faticato, ha sofferto, perché io tengo gelosamente la fotografia che mi hai mandato il giorno che hai finito di girare, con la prima birretta che sei bevuto dopo mesi e mesi e mesi, e come il pezzo di pane che mangia in scena, tra l'altro, nel film era il primo carboidrato dopo non so quanti mesi, quindi sapevo che Luca avrebbe unito agli occhi, alla profondità della sua mimica, del suo sguardo, perché è un personaggio che parla poco, c'ha poche cose da dire, c'ha molto da fare, e sapevo di poter contare sulla sua serietà. Faccio un giorno Luca è venuto a casa e mi ha raccontato la vita di quel personaggio prima del film, ed è stato un regalo enorme che ci siamo fatti, che lui ha fatto al personaggio e quindi al film. Ecco, infatti mi allaccio proprio a questo, volevo sapere invece, Luca, per te qual è stata la prima e la seconda reazione, nel senso quando hai letto per la prima volta il tuo personaggio, e poi cosa è successo nella fase della creazione del tuo personaggio, perché sono cambiati degli elementi. Intanto ho subito pensato a quanto tempo sarebbe passato prima di potermi bere un'altra birra e subito dopo è iniziato un percorso molto interessante, divertente, e Claudio lo tramuta in un complimento, ma per me è stata una bellissima esperienza dal mio punto di vista, poter lavorare di più su quello che non è scritto in sceneggiatura rispetto a quello che c'è. E quindi un bellissimo esercizio che spero e credo sia utile per crescere come attore, per imparare delle cose che non sapevo fare prima, che ancora non avevi fatto, perché esatto, sapevi ancora fare, esatto, e quindi è solo facendo qua che si può veramente imparare. Poi soprattutto chi non ha una formazione classica come la mia, il set diventa l'unica vera scuola, quindi ho avuto un ottimo maestro. Ok, se doveste insomma isolare solo un'emozione o un ricordo proprio dal set, che cosa vi portate di questa esperienza? Guarda, tante, tante, perché ogni giorno di questo mestiere regala emozioni, cioè, è sempre una domanda che viene sempre posta ed è sempre molto difficile, ma io mi ricordo bene un momento di sospensione in cui lo stuntman, che al posto di Luca giustamente cade da questo dirupo, così che ci è sparito dalla vista, non si è sentito nulla per 5-6 secondi, e poi io timidamente ho detto tutto a posto, e dal fondo del burrone tutto a posto, lì c'è tutto, ecco, là ne ho fatto male a qualcuno. Questo è un episodio, ma l'emozione è
di questo mestiere e dire ok ragazzi, stop, giornata finita, grazie a tutti, e sentire di aver fatto quello che volevi fare. Questo per me ogni giorno è stato meraviglioso. Ok, Luca, un invito ad andare a vedere questo film. Questo più di altre volte è un invito sincero, appassionato. Sono sicuro che passerete un'ora e mezza emozionandovi, quindi anche se sappiamo che in questo momento andare al cinema è un piccolo lusso, sono sicuro che saranno soldi ben spesi, quindi vi aspettiamo al cinema da giovedì 30 marzo con il permesso 48 ore fuori. Fantastico.